Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Nuovo numero 79 Iron Man. Sicuramente lo conoscerete ormai tutti a memoria perché è uscito l'altra settimana mercoledì, ma a me è stato soltanto dato oggi. Quindi ragazzi, non me ne vogliate, ma appena ricevo il nuovo numero io prontamente lo pubblico sul canale, tanto più che oggi è lunedì e mercoledì esce il numero 80. Quindi ragazzi andiamo a vedere questo numero 79 che ormai conosciamo a memoria perché, ripeto, forse sarò l'ultimo ad aver fatto il video per i motivi appena detti. La copertina, come sempre, con i suoi colori rosso, blu, è bellissima. Ecco qui. Ho messo un momentino in, pa in pausa il video in quanto mi ero dimenticato di prendere il montaggio dei numeri precedenti che ci servirà poi per montare questo numero 79. Allora, ragazzi, come sapete... Andiamo subito a vedere l'interno del fascicolo, chi ha desiderio può leggere. Qui Michele cercherà di stare in silenzio, questa è la pagina dei servizi, perché è per chi appunto ha desiderio di leggere quanto è scritto all'interno dei fascicoli. Questo andremo a vederlo poi bene, che sono i componenti, nonché le istruzioni del montaggio di questo numero 79. <ride> Ho dimenticato anche il torace, eh? poi vado a prenderlo. Ho preso solo questo e ho dimenticato anche, giustamente, il torace, il semitorace. Siamo arrivati a pagina 10. Ed eccoci arrivati alla fine. Nella prossima uscita costruisci la nona parte del torace. Va bene ragazzi, adesso mettiamo un momentino il video in pausa e ci vediamo a breve. Eccoci di nuovo qua ragazzi. I pezzi che ci servono, oltre ovviamente a quelli trovati... Nel fascicolo nuovo il numero 79 sono questo, questo e ovviamente il contenuto del numero 79 che adesso andiamo subito a aprire. Allora, all'interno troviamo il supporto della protezione dell'arto superiore sinistro, questo qui, poi abbiamo l'anello dell'articolazione dell'arto superiore sinistro questo la base dell'articolazione dell'arto superiore sinistro questo Troviamo un pezzo in più rispetto al numero precedente, se non sbaglio, che è questo qui. Poi abbiamo l'articolazione dell'arto superiore sinistro, questa, il blocco di atrito, eccolo qui, e una, due, tre. 4 serie di viti, due destinate ad essere avvitate nella plastica, queste colorate in azzurro, LP e una QP e due serie di viti per un totale di 4 serie di viti da avvitare nel metallo EM e IM. Va bene ragazzi, adesso facciamo un po' d'ordine. Avete ragione, ho dimenticato di parlarvi del nuovo pezzo che è l'articolazione del collo, dove poi infine andremo ad inserire la testa, o meglio il casco del nostro Iron Man. Eccolo qui. Così come abbiamo fatto nel numero precedente, andiamo ad unire con la vite QP, ecco qui, mettiamolo come in figura, e andiamo ad unire l'articolazione dell'arto superiore sinistro al pezzo che avevamo montato precedentemente. Quindi, qui abbiamo il segmento. Va inserito semplicemente qui, non potete sbagliarvi all'interno. Andiamo a mettere una vite QP, vediamo se questa va diritta, sì, mettiamola così. Stringiamo perfetto. Poi vi dovrò far vedere una cosa in un nuovo filmato. In merito a questa vite QP, ma ne parleremo poi. All'interno andiamo a mettere il nostro blocco da trito, Questo mi fa dannare come l'altra volta per prenderlo. <ride> Facciamo così: eccolo, perfetto. Lo inseriamo all'interno. Ricordatevi, anche se le istruzioni sono chiarissime, ma ovviamente la parte concava va messa verso l'alto. Quindi così, ok? Poi prendiamo l'anello dell'articolazione dell'arto superiore sinistro e prendiamo l'articolazione dell'arto dell superiore sinistro. La inseriamo così. Ricordatevi, questo perno è molto semplice, va inserito in mezzo qua. Devono avere le stesse distanze queste ovviamente, ma non potete sbagliarvi ragazzi, quindi il perno va inserito qui. Andiamo a inserire il perno all'interno, lo teniamo premuto qui con il pollice così non si muove e andiamo a fissare il tutto con tre viti LP. Io ne metterò solo una e poi... Mettiamo una piccola pausa per fare i video un po' più brevi perché c'è chi si lamenta dei miei video che sono molto lunghi. Io vi ho già spiegato, ragazzi, che se volete un video da 7 minuti ve lo riesco anche a fare. Leggo le istruzioni, monto e non vi dico nulla. Ok, ragazzi. Allora, facciamo la stessa cosa con le altre due viti. Ecco qua a questo punto. Ricordatevi che nelle istruzioni ci viene detto di lasciare un piccolo spazio affinché possa muoversi liberamente l'articolazione e così facciamo anche noi. Anche se secondo me, ragazzi, alla fine questo andrà stretto tutto perché se io vado a controllare quello dell'altra settimana è molto più morbido e quindi poi una stretta gliela do ancora perché qui ci va il braccio e non è un arto leggero questo è quello dell'altra settimana questo è il nuovo il 79 non vi preoccupate molti di voi sentiranno un gradino qui è così ragazzi non vi preoccupate ve le portano le viti un po' storte ho provato a secco se lo mettete senza vite a posto mettete le viti e vedete che è un po' disassato qua non vi preoccupate questo deve lavorare e lavora bene. Ok? Quindi lasciamo un po' di spazio qui, però ricordatevi sempre, prima di montare tutto, di controllare che questo non sia troppo morbido. Altrimenti avvitate fino in fondo, anche se le istruzioni ci dicono di no. Se invece ritenete che il movimento sia per voi di un attrito giusto, lasciatelo così. Va bene ragazzi? Perfetto. A questo punto andiamo a prendere L'addome, anzi il torace, chiedo scusa, lo mettiamo come in foto, così e andiamo ad inserire. Allora, fatemi vedere una cosa. Cosa ci dice? Ah, ecco, ecco, ecco. No, dobbiamo svitare nuovamente queste due viti. Così leggo. Quindi andiamo a svitare le viti per poterlo avvitare dall'interno. Ma è possibile che dobbiamo svitarlo, ragazzi? Ma non ci passa dentro mm, ok dai allora svitiamo di nuovo le viti qua perché allora per unire la base dell'assa al gruppo del torace dovrei prima smontare temporaneamente la parte 77b va bene siamo sicuri lo dobbiamo fare ecco qui una E due perfetto voilà guardate ragazzi eh, non vi potete neanche sbagliare perché vedete il disegno le viti sono di qua del perno e invece di qua chiaramente la vite non c'è quindi è molto semplice poi da mettere anche corretto per due motivi uno allora questo qui andrà poi messo secondo la figura in questa maniera qui uno e due vedete Andiamo a vedere. Sì, proprio così va messo. Credevo di aver sbagliato perché non lo vedevo proprio in linea qua col braccio. Però se noi provassimo prova così, per curiosità, ragazzi, le istruzioni ci dicono di no. Ma noi se provassimo a metterlo al contrario, andiamo a vedere cosa succede. E beh, guardate ragazzi, vedete. E quindi, ecco, non abbiate paura, non vi potete sbagliare, vedete. È impossibile. Si monta, ma è impossibile, ecco perché. Non funzionerebbe, eh? non vi trovereste poi con l'uscita per montare poi la spalla. Perfetto ragazzi, a questo punto ci dice di fissarla con due viti IM, qui in figura. Due viti IM. Ok ragazzi, prendiamo due viti IM. Uno e due. E vediamo se si avvitano bene nel metallo. Diversamente sapete cosa fa Michele? Le passa prima con il grasso. Anzi lo faccio proprio. Io abbiate pazienza, faccio così. Voi ragazzi fate come volete, ok? Voi fate quello che ritenete più giusto per il vostro modello, che va tutto bene ragazzi. Finché non si rompe nulla va tutto, tutto bene. Ecco fatto, allora la vite l'ho ingrassata, andiamo a passarci la vite IM, alziamo le alette così evitiamo una possibile rottura, andiamo a, a crearci il filetto qui, con la stessa vite 1, Ecco, vedete, arriva a un certo punto e non va più giù. E vi fermate perché c'è lo spessore della plastica. È giusto così. Uno l'abbiamo fatto. Creiamo anche il secondo. Ecco perché i filmati vengono più lunghi, ragazzi. Se non li apprezzate, mi dispiace, ma non so cosa farci. Mi dispiace veramente perché vi ringrazio che vi iscrivete, vi ringrazio che... Mi visualizzate e mi dispiace quando mi scrivete che <ride> altri fanno lo stesso mio video con un terzo del tempo, ma eh, non lo so se spiegano tutto. Non che sia indispensabile, ragazzi, è una mia scelta, attenzione, perché sono bravissimi anche più di me. Io spiego semplicemente le cose che ritengo giuste a spiegare, ok ragazzi? Niente di più. A questo punto andiamo a pulire dal grasso 1, 2 e la vite 3. Perfetto. Mettete sempre il pezzo come in figura, non vi sbagliate assolutamente, ragazzi. Allora, questo lo andiamo a mettere così. Lo schiacciate bene dentro all'interno. Perfetto. E andiamo a metterci all'interno la nostra bella vite. Una di qua e una di là. Guardate come si avvita bene adesso. E io sono sicuro che ha battuto già contro la plastica la nostra bella vite IM ecco qua ragazzi e come vi ho detto prima vi ho anticipato prima poi io probabilmente farò un intervento su queste due viti qua ma probabilmente poi vedremo ragazzi allora andiamo a chiudere di nuovo il tutto con le nostre viti già presenti all'interno, quelle per la plastica in questo caso. Ma che bella questa armatura, ragazzi! Ma che bella! Ecco qua. Andiamo a vedere dietro cosa ci dice. Perfetto. A questo punto, assemblaggio dei supporti della protezione 1 e 2 contrassegnati con le lettere dietro in questo caso questa è l sinistra r destra stavo guardando allora ragazzi non vi potete sbagliare anche se il sinistro la lettera l ci dice che va di qua, ma se anche per sbaglio cercassimo di mettere questo da quest'altra parte, è impossibile. Perché? No, questo sì, questo è impossibile. Perché i buchi non combaciano, ovviamente, vedete. Quindi ecco, non vi preoccupate, non potete assolutamente sbagliare. Qua abbiamo due fori che vanno ovviamente evitati in uno e due fori. Quindi dobbiamo prendere questo L montato di qua, come vedete in figura. Questo è con la lettera L e va messo perfettamente così. Oh, signor. Ragazzi. <ride> Michele è l'unico che parla e poi alla fine riesce anche a sbagliare, ragazzi. No, è la R che va di qua, mi ha fregato perché. Io l'avevo messo così prima, quindi di qua ci va la L e di qua ci va la R. Ma in questo caso se lo giriamo così, è la R che va di qua. Vedete? Lettera R e va di qua. Ma come vi ho già spiegato prima, al di là di quello che vi dice Michele, non potete sbagliarvi perché solo così potete mettere il pezzo. L'altro non monterebbe. Come vi ho appena fatto vedere, guardate, ok? A questo punto lo fissiamo con due viti e m e facciamo la stessa cosa con l'altro pezzo dall'altra parte. Quindi adesso passerò le mie viti all'interno qui per crearmi il filetto 1. Ho messo a fuoco l'immagine e 2, e farò la stessa identica cosa da quest'altra parte. Mi creerò il filetto 1 e 2. Va bene, ragazzi, ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, io mi sono creato i filetti, non so se si vede il filetto qui, forse si vede, li ho fatti dappertutto, sia qua che qua, e ovviamente dalle altre due parti, ecco vedete i filetti? Si vedono, uno e due, non siete obbligati a farlo, non siete obbligati a farlo, è un consiglio che io vi do perché vi può capitare in altre collezioni o in altri pezzi che il filetto all'interno sia molto più stretto, il foro, e quindi quando andate ad avvitare una plastica sul metallo, lo sentite troppo duro e quando arrivate contro la plastica rischiate di romperla. È un consiglio, ragazzi, non fate tutto quello che vi dico, prendete quello che è più secondo voi eh, fa il caso vostro. Va bene, ragazzi? Allora, Andiamo a montare adesso, guardate come ha messo il torace, andiamo a montare questo. Quindi il supporto della protezione R, lettera R. Ecco qui. E lo fissiamo con due viti e M. Ok. Ma il foro c'è sotto qua. Ah, ecco, non era sotto. Controllate che sia sotto che si veda il buco. Voilà. 1 Ecco. E eh beh, e eh beh, ma quanto è bello. Ragazzi, andiamo a mettere da quest'altra parte la lettera L, quindi di qua. E metto in pausa il video. Queste ve le risparmio, eh? <ride> Ok? E ci vediamo dopo. Eccoci di nuovo qua, ragazzi. Abbiamo montato tutto. Manca soltanto. L'articolazione del collo, questa qui. Andiamo intanto a vedere il nostro bel pezzo. Eccolo qui. Guardate che meraviglia. Quanto è bella questa armatura. Ma quanto è bella questa armatura di Iron Man. Mamma mia, come sono contento di aver fatto questa scelta di costruirla. E poi ci rimane, come vi ho appena detto, di collocare l'articolazione del collo. Quindi alziamo queste, non alzatele mai dalle punte ragazzi, perché potreste romperle a metà. E poi inseriamo. Potete inserirlo sia così che così non cambia nulla va bene e andiamo a metterlo qua vedete molto semplice e premete finché sentite il chat e lui starà fermo nella sua sede eccolo qua guardate Perfetto, ragazzi. Non vi preoccupate se è un po' storto. Vedete così o così. Quando andrete a mettere il pezzo dietro, lui sicuramente si metterà diritto. Va bene, ragazzi? Ok, a questo punto abbiamo finito. Ecco qui. Abbiamo finito il numero 79. Eccoci qua. Michele vi saluta, vi dà appuntamento. Speriamo a questo mercoledì, cioè dopodomani, nella speranza che arrivi il numero 80. Speriamo. E quindi ringrazio tutti coloro i quali mi seguono. Grazie ragazzi del vostro supporto. Senza di voi il canale muore. Lo sapete e vi ringrazio con tutto il mio cuore. Grazie agli iscritti, grazie a coloro i quali vorranno iscriversi. Mi raccomando ragazzi, attivate la campanella se avete piacere, così che sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Andate a vedere anche la mia playlist del canale, troverete altre collezioni. E man mano che crescerà il canale, ne troverete sempre di più ragazzi. E non solo di robot. Andate pure a vedere, ok? Grazie di tutto ragazzi, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari, al prossimo video un saluto da Michele, ciao a tutti!